Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo caricabatterie della SkyRC. Si tratta dello SkyRC S60, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il caricabatterie, un cavo per collegarlo alla rete elettrica, un cavo di potenza ed il manuale di istruzioni. Vediamo ora le caratteristiche principali. Lo SkyRC S60 può caricare LiPo e LiV da 2 a 4 celle. Possiamo caricare altri tipi di batterie come LiFe, NiCd, eccetera. La potenza del caricatore è di 60 W. La corrente massima è di 6 A. Le dimensioni sono di 112 x 106 x 52 mm. Il peso è di 310 grammi. Vediamo più da vicino il caricabatterie. Nella parte frontale abbiamo il connettore per il cavo bilanciamento, i connettori banana per il cavo di potenza, l'ingresso per il sensore di temperatura ed una presa USB per l'aggiornamento firmware e il software ChargeMaster. Sul lato destro abbiamo una ventola per mantenere il caricabatterie ben areato. Sul retro l'ingresso per collegare il cavo di alimentazione. Infatti questo caricabatterie ha l'alimentatore integrato, quindi non c'è bisogno di acquistare altro, lo colleghiamo alla rete elettrica e siamo pronti per usarlo. Una volta acceso il caricatore possiamo scegliere il programma in base al tipo di batterie che vogliamo ricaricare. Andando avanti con il menu abbiamo Battery Meter, grazie al quale vediamo la carica di ogni singola cella. Con Battery Resistance conosciamo la resistenza interna delle celle della batteria. In System Setting configuriamo le opzioni del caricabatterie, comunque quelle di default vanno bene. Per caricare una batteria LiPo colleghiamo il cavo bilanciatore e quello di potenza facendo attenzione a rispettare le polarità. Dopo scegliamo il programma Balance, che farà una ricarica bilanciata di tutte le celle. Questo è il programma che usiamo quando vogliamo ricaricare la batteria. Selezioniamo gli ampere e il numero di celle adatti alla nostra batteria e premiamo a lungo Start. Quindi confermiamo premendo ancora Start. Il programma Charge è assolutamente sconsigliato perché non tiene conto di quanto sono caricate le celle. Non usatelo in nessun caso. Se invece abbiamo caricato delle batterie ma non le vogliamo usare, le scarichiamo usando il programma Storage. In questo modo ogni singola cella verrà portata alla tensione di 3.8 V. Il programma Discharge scarica completamente la batteria. Anche questo programma è assolutamente da evitare, altrimenti rischiamo di danneggiare irrimediabilmente le batterie. Per concludere possiamo dire che questo piccolo caricatore risulta essere molto interessante. È compatto, leggero e pronto all'uso. Utilizzarlo è abbastanza semplice, lo consiglio soprattutto per chi sta scegliendo il suo primo caricatore. La potenza di 60 W è sufficiente ed in linea con un caricabatterie in questa fascia di prezzo. Possiamo caricare due o tre batterie 4S in parallelo senza troppi problemi. L'unico limite di questo caricatore è quello di poter usare al massimo batterie da 4 celle, anche se le 4S sono le più utilizzate in assoluto e chi inizia difficilmente usa delle 6S. Questa era la mia recensione dello SkyRC S60. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.